Cari amici, adesso abbiamo in diretta Maria di Međugorje che ci riferisce il messaggio della Regina della Pace di oggi 25 marzo 2020. Ciao Maria! Ciao Padre Livio, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Maria. Oggi 25 marzo, come ogni 25 del mese, la Madonna ci ha dato il seguente messaggio. Cari figli, tutti questi anni io sono con voi per guidarvi sulla via della salvezza. Ritornate al mio figlio, ritornate alla preghiera e al digiuno. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore, perché Satana regna e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta su quale camminate. Siate coraggiosi e decidetevi per la santità. Vedrete la conversione nei vostri cuori e nelle vostre famiglie. La preghiera sarà ascoltata. Dio esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie perché avete risposto alla mia chiamata. Gospa nam je dala poruku kao svakog 25. u mjesecu i danas nam je Gospa ovu poruku dala. Draga djeco, ja sam s vama sve ove godine da vas povedam na putu spasenja. Vratite se mome sinu, vratite se molitvi i postu. Dječice, dopustite da Bog govori vašem srcu, jer Sotona vlada i želi uništiti vaše živote i zemlju po kojoj hodate. Budite hrabri i odlučite se za svetost. Obraćanje će vidjeti u vašim srcima i obiteljima, molitva će se čuti, Bog će uslišati vaše vapaje i dat vam mir. Ja sam s vama i sve vas blagosiljen mojim majčinskim blagoslovom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu. Mario, oggi era la festa dell'Annunciazione. C'era qualcosa di speciale nell'apparizione? Oggi è la festa e noi, come questa festa è la festa della Madonna, è la festa di Gesù, dove noi ogni volta quando la Madonna arriva con la festa arriva con vestiti dorati, così anche oggi la Madonna è arrivata con vestiti dorati. E noi quando è di solito la festa abbiamo sempre una litania di domande, di richieste, di novene per offrire la Madonna. Immaginate questi tempi quando soprattutto oggi ho voluto consacrare tante persone che sono hanno detto di consacrare al cuore immacolato di Maria e cuore di Gesù le loro famiglie sotto la protezione della Madonna. E immaginate tutte le persone che sono ammalate di coronavirus, tutte le persone che sono preoccupate, tutti i medici, tutti, soprattutto quelli che sono sacerdoti, che vorrebbero fare tante cose per suo popolo, per popolo di Dio, tante infermiere che hanno chiesto le preghiere speciali perché ormai vivono più in ospedale che nelle loro case, per le paure, per le loro famiglie stesse, eccetera. Siamo nelle mani di Dio e così ho voluto anche stasera in modo speciale offrire alla Madonna sotto il suo manto tutta questa umanità sofferente in questo momento, preoccupata per il futuro. E la Madonna ha pregato a lungo su di noi. Io ho chiesto una benedizione, una particolare protezione dalla Madonna per tutte le persone che hanno bisogno spiritualmente, fisicamente e materialmente. E la Madonna si è messa a pregare su di noi per un lungo tempo. Senti Maria, l'altra volta la Madonna ci ha detto che eravamo 25 febbraio, eravamo inondati dalle preoccupazioni materiali, ovviamente c'è la paura della nostra vita qui sulla terra,
Però la Madonna incomincia a aperto il messaggio ricordandoci che la nostra meta è il cielo, cioè qui per condurci sulla via della salvezza, e quindi ci ha ricordato comunque che la salvezza della nostra anima è la cosa più necessaria. Perché anche la cosa bellissima di questo messaggio stasera è: io sono con voi per guidarvi sulla via della salvezza, e noi lo vediamo come esodo, come il cammino per la liberazione da questi nostri ultimi problemi che abbiamo, ma stesso momento la Madonna ci chiama suo figlio, ritornate al mio figlio, ritornate alla preghiera, perché e anche al digiuno, e la Madonna adesso in questo momento ci sta chiedendo proprio a modo particolare di fidarsi di Dio, fidarsi della preghiera, perché Dio parli nel nostro cuore, perché finora io credo che noi non siamo arrivati a permettere a Dio di parlare al nostro cuore. Senti Maria, però questi due imperativi, no? Ritornate a mio figlio, ritornate alla preghiera di digiuno, stanno a indicare comunque che noi ci siamo allontanati da suo figlio, che noi ci siamo allontanati dalla preghiera, e ci siamo allontanati anche dal digiuno, soprattutto il digiuno dal peccato, quindi è proprio un appello a cambiare strada. Sì, la Madonna ci sta chiedendo di fare una svolta nella nostra vita, perché per tanti, noi abbiamo sentito questi giorni che tanti che non pregavano hanno cominciato a pregare, e io mi ricordo sempre quel messaggio che la Madonna ha dato durante il tempo di guerra. Immaginate quando c'erano bombardamenti, un po' come qua adesso questo momento in Italia, che ci sono non bombardamenti delle bombe, ma bombardamenti di questo maledetto virus, dove abbiamo tutti paura e tutti siamo scoperti. E la Madonna ci ha detto: pregate di più, per dire, confidiamo, preghiamo, perché la preghiera fa miracoli. La Madonna ha detto: con la preghiera e con digiuno anche le guerre si possono allontanare. E io dico, anche questo maledetto virus si può allontanare, a distruggere, perché la forza della preghiera solo Dio sa quanto è forte, e noi dobbiamo rispondere a questo. Senti Maria, dunque ci sono questi imperativi molto vettori: ritornare a mio figlio, ritornate alla preghiera, ritornate al digiuno, permettete che Dio parli al vostro cuore. Però poi c'è una frase che comunque va presa in tutta la sua serietà, e devo dire che comunque è proprio nei messaggi a Maria, sia quelli del 25 del mese, sia in altri, come quello che ti ho fatto il primo dell'anno del nuovo millennio, è la Madonna che parla di Satana, e la Madonna parla di Satana sempre nei tuoi messaggi, quasi mai nei messaggi di Miriana, qualche volta nei messaggi di Ivan, però questa espressione qui che dice Satana regna proprio, è il principe di questo mondo, e poi il suo programma, distruggere le nostre vite e il piede sul quale camminate. Allora Maria, io vorrei chiederti questo: qui ci sono accenti drammatici, così io li chiamo, anche se poi il messaggio finisce proprio bene, proprio con la speranza, perché già nel 1991, il 25 gennaio, quando è l'anno in cui crollò l'Unione Sovietica, e la Madonna aveva invitato la preghiera al digiuno come mai prima, e ha detto queste parole che sono quasi uguali, ha detto: Satana è forte e desidera distruggere non soltanto la vostra vita umana, ma anche la natura e il pianeta sul quale vivete. Allora io ti voglio chiedere questo, Maria: anche tu vedi una drammaticità, ma non tanto nel fatto che ci sia il coronavirus, ma Satana vuole distruggere le nostre vite e il pianeta, non ti sembra che qui ci sia il pericolo di guerre distruttive, dal momento che la Madonna ha detto proprio nel tuo messaggio di Natale che la pace diminuisce sempre di più e che i cuori sono in guerra? Ma io penso Satana regna soprattutto quando ci mette la confusione. Guardiamo solo le chiese chiuse, la gente non va nella chiesa, non ci permettono, sembra che siamo io dico, sembra che siamo ritornati primi
giorni dell'apparizione della Madonna a Medjugorje, quando la polizia ci ha proibito di andare nella chiesa. E dico, come possiamo andare al supermercato, possiamo andare a fare una preghiera in chiesa? Perché ci proibiscono? Io non sono d'accordo con questo, e per questo dico, Satana regna, anche prendendo i nostri politici, prendendo... Io non dico che dobbiamo fare attenzione, perché per amor del cielo, anche io sono la madre e sono la moglie, e anche io ho una vita e amo vivere. Sicuramente sono contenta anche di andare in paradiso, ma se è la volontà di Dio che io devo rimanere qua sulla terra e devo testimoniare con la mia vita, con la mia santità, con la mia preghiera, a quel punto dico, permettetemi. Perché questa legge che vogliono chiudere le chiese, perché non vogliono permetterci di pregare? E per questo dico, questo non è di Dio, questo è di diavolo, questo è di Satana. E per questo anche nelle decisioni, tante decisioni anche politiche che noi non li capiamo, io non voglio dire che abbiamo complotti o chissà cosa, ma siamo liberi e io non voglio essere messa dentro una gabbia. Non voglio, sì, va bene, rispetto, ma rispettate anche voi me. Adesso, in questo momento, ubbidiamo perché c'è questo virus. Ma tante volte, nel tante situazioni, non possiamo parlare della santità, e io tante volte dico, sembra che siamo noi fanatici. E io dico, dobbiamo pregare. Quando cantiamo, vogliamo Dio nelle nostre famiglie, nella nostra patria, nelle nostre strade, vogliamo che si parla di Dio, vogliamo testimoniare Dio con la nostra vita. E questo che oggi penso che ognuno di noi ha bisogno, soprattutto quando mi parlano medici che dicono, io sono diventato come sacerdote che accompagno le persone alla morte, e io dico, con le nostre vite, con il nostro esempio, benediciamo ogni mattina. Io mi ricordo i primi anni, quando abbiamo cominciato la nostra conversione, la Madonna ci diceva benedite. Anche io ogni mattina dico, benedico anche quella città dove vivo, benedico tutte le persone che vivono qua. La Madonna ci chiama ad essere benedizione per altri, col mio esempio, col mio sorriso, con la mia vita, con tutto quello che faccio. E questo non ha più spazio, diavolo, se io divento santa, se divento benedizione per altri. Senti, Maria, secondo te, com'è che il diavolo può distruggere il pianeta sul quale viviamo? E l'aveva già detto il 25 gennaio del 1991. Come può distruggere? Può distruggere tante cose, del non rispettare tutta la creazione, tutte le creature. Noi abbiamo, come si chiama, quella Greta che sta dicendo proteggiamo il mondo. La Madonna ci sta parlando, tutti i cristiani dall'inizio, che pianeta dove viviamo è un dono per tutti noi, anche la vita è un dono, e che noi dobbiamo cercare di proteggere. In questo momento lo vediamo quanto equilibrio è così delicato, che un virus cosa può, che danno può fare, e quanto siamo vulnerabili. E la Madonna ci sta proprio chiedendo, chiamando, ritornate a Dio. Ritornate a rispettare Dio e i suoi comandamenti, affinché potete vivere a lungo e con la benedizione di Dio. Sì, ha detto anche che potete avere una vita piacevole qui sulla terra. Sì, perché la Madonna ci chiama, cominciate a vivere paradiso qua sulla terra. Ecco, poi c'è la seconda parte del messaggio che invece è molto consolante, però anche molto impegnativa. Cioè, praticamente la Madonna ci dice che se ci convertiamo, decidiamo per Dio e facciamo entrare Dio nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, allora dice che allora sì che quando preghiamo Dio ci ascolta. Sì, la Madonna ci chiama anche di essere coraggiosi, e anche perché ci decidiamo per la santità. Questo momento la santità dove possiamo fare? Dove è più difficile? Nella nostra famiglia, con la preghiera, con la testimonianza. E la Madonna ci chiama alla conversione, perché io sempre dico, uno che si converte, che comincia a vivere nella santità e diventa una persona positiva, una persona piacevole, una persona buona, e vicino, come dicevano, la persona che emane la positività. Ecco, noi in questo momento dobbiamo essere, emanere
come si chiama, emanare la benedizione, emanare la preghiera, emanare la positività, emanare la benedizione, emanare la pace. La Madonna ci chiede proprio questo, là dove siamo. E per questo la Madonna ci dice pregate, ascoltate Dio, perché Dio ascolterà le nostre suppliche e ci darà la pace. Io dico un uomo che crede, un pacifista, un uomo positivista, un uomo che ama, un uomo che benedice, un uomo che diventano come questi medici che questi momenti nel prime file dicono siamo pronti 24 ore su 24 ore